Cos'è successo a Genova ieri? Un comizio di Casa Pound. Casa Pound è un partito di estrema destra. Possiamo definirli neofascisti senza ombra di dubbio. Quindi un partito di estrema destra regolarmente iscritto tra i partiti italiani e con l'autorizzazione per il suo comizio elettorale per le elezioni di maggio alle europee. Apro una parentesi, questa mia affermazione qualcuno mi ha accusato di prendere parte per Casa Pound. Io vi sto dicendo che questo partito è autorizzato dal governo italiano a partecipare alla politica italiana, anche se sono estrema destra e fascisti, sono autorizzati dal governo. Dire questo non significa essere di parte, ma significa dire fotografare quella che è la realtà. Chiusa la parentesi. Quindi, comizio di Casa Pound autorizzato con circa 20 militanti, 20. Cordone di sicurezza della polizia di 300 agenti, praticamente un battaglione della polizia. Cos'è un battaglione? In tempo di guerra un battaglione sono circa 500-600 uomini. In tempo di pace un battaglione si riduce a circa 250-300. La polizia non è un'organizzazione militare, però per farvi presente che è stato dispiegato un battaglione della polizia per evitare gli scontri tra antifascisti e fascisti. Antifascisti, centri sociali, estrema sinistra, dall'altra parte Casa Pound. La manifestazione antifascista era composta da 4-5 mila persone, quindi una quantità enorme. Da una parte ci sono solo 300 agenti di polizia, un battaglione, dall'altra parte ci sono 20 militanti di Casa Pound, 20 persone. Quindi, da una parte 4-5 mila persone che la loro intenzione non era fare una contromanifestazione o un controcomizio spiegando le idee della sinistra per il voto, ma questa contromanifestazione era per aggredire, per scontrarsi con i militanti di Casa Pound che erano solo 20. Quindi l'organizzazione di questa contromanifestazione era l'aggressione, quindi non parlare, ma aggredire chi la pensa in un altro modo. Apro la parentesi, non sono fascista, sto fotografando quello che è successo, una fotografia della realtà. Chiusa parentesi. La polizia è lì come polizia di Stato o PS, pubblica sicurezza, è lì per impedire il contatto tra le due manifestazioni, tra le due opinioni, anche se qui non c'è scambio di opinioni, ma c'è scambio di violenza. La contromanifestazione della sinistra, chiamiamola estrema sinistra e centri sociali, comincia con il tentare di sfondare lo sbarramento della polizia per raggiungere e aggredire i militanti di Casa Pound. La polizia è schierata per evitare appunto questo contatto che possa degenerare. Tra loro c'è poi anche un cronista di Repubblica, appunto di Genova. I contestatori, gli estremisti di sinistra, cominciano a lanciare oggetti verso la polizia e quando si sta aprendo, in qualche modo si è aperto un piccolo varco, hanno tentato di entrare, di passare, scavalcando la barriera della polizia, che in quel momento è intervenuta. Come interviene la polizia? Che armi ha per intervenire? Manganelli, manganellate, certo non utilizzano pistole o mitragliatrici, manganellate, solo che durante l'arresto di due estremisti che avevano appunto aggredito la polizia, c'era anche lì vicino il cronista, il giornalista della Repubblica che è stato manganellato. Praticamente la polizia dice che si sono confusi perché c'erano 20 militanti di estrema sinistra che stavano andando in soccorso degli arrestati. Quindi voi immaginate la polizia sta arrestando e gli altri estremisti vanno in soccorso per aiutare quelli che stanno per essere arrestati. Lì in mezzo c'era il cronista, è stato manganellato anche lui.
Poi la manganellata è stata fermata da un ispettore di polizia che lo conosceva e ha detto: fermi, fermi, è un giornalista di Repubblica. Però la versione del giornalista di Repubblica è diversa, dicendo che la polizia lo ha volutamente manganellato, forse riconoscendolo. Questa è quella, è la sua versione. Quindi una prima inchiesta, un primo fascicolo è stato aperto dai pubblici ministeri, dalla procura, contro gli agenti. Si ipotizza il reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma, in questo caso il manganello, e dalla gravità delle ferite. In particolare i poliziotti sono accusati anche di aver pestato il giornalista di Repubblica Stefano Origone. La questura di Genova ha assicurato piena collaborazione per soddisfare eventuali deleghe e approfondimenti inerenti a qualsiasi aspetto connesso alle vicende che hanno connotato l'evento. Un secondo fascicolo riguarda invece i manifestanti dei centri sociali che dovranno rispondere di danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi. Saranno identificati dalla sezione investigativa della Digos. Che cos'è la Digos? La Digos è la sezione della polizia che si occupa dei reati politici, viene anche chiamata polizia politica. Mentre l'identificazione degli agenti spetterà alla squadra mobile. Saranno passati al vaglio foto e video e verranno ascoltati i testimoni. I due antagonisti fermati già ieri sera sono stati processati oggi per direttissima con l'accusa di lancio pericoloso di oggetto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.